Che cosa rischio se non la riconquisto? Mettiamo caso che in un impeto di furia, di rabbia, di ostilità dici a te stesso: no, vaffanculo, non la voglio riconquistare, chi si è visto si è visto, mi tolgo giusto un paio di sfizi e vado avanti. Che cosa rischi nel concreto se decidi di fare questo? Quando faccio per l'appunto le mie consulenze conoscitive con le persone, spesso mi fanno questa domanda: te, ma se non la riconquisto effettivamente, che cosa vado a rischiare in termini pratici? Le strade generalmente potrebbero essere due. Da una parte, se tu vai avanti per la tua vita, tranquillo, sereno, senza questo peso addosso, hai la mia benedizione, fondamentalmente. Se dall'altra parte, appunto in un impeto di rabbia, di risentimento, rancore, decidi di toglierti lo sfizio e quindi mandarla a cagare, fare tutta una serie di cose, potresti in realtà incappare in tutta un'altra serie di problematiche che però a oggi non vedi. Intanto, se non mi conosci, sono Teo, sono un consulente relazionale e aiuto gli uomini nel loro difficile percorso di riconquista. E se sei interessato a queste dinamiche, a questi argomenti, ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare le notifiche. Quindi, dicevamo, ti riporto l'esempio di Carlo, di una persona che io ho sentito in una consulenza conoscitiva per capire effettivamente la sua situazione, e in un momento di rabbia, mosso dal risentimento, lui ha deciso di togliersi lo sfizio e mandare a fanculo appunto la propria ex. Diciamo che lei per certi versi non si era neanche comportata nei migliori dei modi, e appunto, mosso da queste motivazioni, il ragazzo in questione, Carlo, ha deciso appunto di mandarla a cagare, di togliersi lo sfizio e chi si è visto si è visto. Sul momento Carlo si è sentito: ah, finalmente mi sono tolto lo sfizio. Il che è plausibile. Tuttavia, man mano che il tempo passava e le settimane passavano, eccetera, tutta la rabbia, il risentimento è calato, perché è normale, è fisiologico che queste emozioni così importanti, così devastanti, cambino sfaccettatura. Ed è normale che magari lasciano spazio alla nostalgia, a una visione un po' amorevole di quello che c'era prima e di conseguenza all'amore che in fondo, ad esempio, Carlo ancora provava. Il problema, in questo caso, è che Carlo si è bruciato tutte le possibilità di riconquista quando, nel momento di impeto e di rabbia, ha deciso di agire in quella determinata maniera. E, in un secondo momento, quando abbiamo deciso di riaggiornarci, perché poi lui voleva cominciare il percorso con me, ho dovuto rifiutarlo come cliente perché non c'erano più i prerequisiti necessari affinché io potessi concretamente aiutarlo. Morale della favola, quindi, Carlo si è giocato ogni possibilità di riconquista, ma non è tutto, perché queste situazioni possono anche portare in qualche maniera a depressione, a insoddisfacimenti in generale e anche a una sorta di ostilità verso l'universo femminile. Questo significa che in un futuro Carlo potrebbe magari non esporsi del tutto, comunque non vivere appieno una relazione per paura, per quel trauma subito in passato. Riassumendo quindi, devi capire da quale punto di vista stai parlando, perché se sei a caldo, quindi se hai appena vissuto delle situazioni, può essere che quella tua reazione non sia autentica per come tu vorresti, ma è semplicemente una reazione del momento. Di conseguenza, prima di fare qualsiasi cosa, prenditi del tempo, leccati le ferite e una volta che starai meglio potrai decidere.